Ragazzi, ciao, bentornati, come state? Dobbiamo fare un altro vlog verticale perché qui se no le cose vanno per le lunghe. Vi faccio un piccolo aggiornamento su quello che sta accadendo sul canale. No, come ben sapete, Murphy ha colpito proprio tra capo e collo, come si dice in certi luoghi, e quindi non ho il PC, in questo momento non è a casa. Il PC non funziona, nel senso che funziona, ma probabilmente il dissipatore liquido è andato. Quindi la CPU praticamente da ferma, quindi il cervello del computer scaldava tantissimo, cosa che se avessi mandato un render avrei probabilmente bruciato, letteralmente bruciato la CPU. Quindi ho fermato tutto, ieri ho portato il PC in assistenza, è in assistenza, quindi ci vorrà probabilmente tutta settimana. Mi hanno detto che in un paio di giorni mi fanno sapere qualcosa, quindi non oggi, domani. E vi saprò dire meglio l'entità del danno. Molto probabilmente è il dissipatore liquido che ha smesso di funzionare, quindi dovrò fare questo piccolo change per poter mantenere vivo il mio PC. Per il resto tutto funzionava correttamente, probabilmente anche per quello che avevo ultimamente dei problemi a far andare a regime i giochi, nonostante la CPU fosse completamente scarica di lavoro, intendo, quindi molto probabilmente scaldava anche prima, ma con le cuffie non sentivo. Ultimamente sentivo che appoggiando la mano sul plexiglass scaldava veramente tanto, quindi mi è venuto un attimo il dubbio, ma probabilmente la pompa ha smesso completamente di funzionare. Vediamo nel caso la soluzione quale sarà. Quindi per adesso il canale è completamente fermo. Fermo vuol dire che qualche live su Twitch. Ieri, per esempio, ne ho fatta una completamente su Formula 1, le facciamo ancora. Sfrutto ovviamente la PlayStation 5 che mi permette di trasmettere in 1080-60 fps, quindi comunque con una qualità buona il gioco. Non ho possibilità di trasmettere la telecamera, non ho possibilità di trasmettere la chat e avere le impostazioni come ce l'avevo su OBS, quindi quelle ce le teniamo dalla testa per ora. E quindi nulla, bisogna avere un po' di pazienza, ragazzi. Mi girano le balle perché è proprio capitato in 6 anni, il momento proprio top, con il canale che ha superato i 1000. Quindi questo è il primo video che faccio dopo questa soglia. Vi ringrazierò. Faremo le cose come dobbiamo fare. Dobbiamo avere un po' di pazienza. La portiamo, non ci arrabbiamo per niente, è inutile. Intanto spero che quelli che di voi hanno un po' messo, un po' tolto il follow in questi giorni, perché vedendo pubblicazioni ferme settimana scorsa mi rendo conto che YouTube è un po' come Twitch: se non stai sul pezzo perdi un treno. Match Point Tennis Championship, c'è un altro video già registrato che non ho potuto né renderizzare né quindi esportare su YouTube. Però ce n'è già uno pronto, quindi appena mi torna a casa il PC che funziona, mando subito in produzione quello e ve lo do in pasto as soon as possible. E quindi bene. E poi cominciamo con le varie carriere, sia con Pipino, con Terenzio e con Alfa Tauri, Cycling Team, quindi Supra Cycling Manager, che è il nostro, diciamo, giochino di punta. Poi vediamo dove esportare. Avevo fatto anche un vlog. Avevo fatto anche un vlog di luglio, ovviamente tutto è andato a trois e che non ho mai montato, che non ho mai caricato, l'avevo anche montato, era pronto. Quindi diciamo che questo video vale un po' come vlog di luglio, in cui vi dicevo che potrebbe esserci un piccolo problema per quanto riguarda Formula One Manager 2022, perché il gioco esce il 25, perché ha fatto il preordine, io l'ho fatto. Quindi 5 giorni prima dell'uscita, che è il 30 di agosto, quindi è il vlog di luglio, ma parliamo già anche di agosto, perché potrei non esserci. È diciamo che la settimana in cui è la prima mia settimana di ferie da lavoro, probabilmente sarò al mare, non lo so, o comunque lontano dal PC. Quindi non arriveremo per tempo, è per questo che mi devo ingegnare in qualcosa di diverso, che faremo e vedremo come gestire. Sarà un po' tutto così. Per quanto riguarda luglio, appena mi torno a PC, torniamo con le due carriere su Pro Cycling Manager e su Match Point Tennis, che ho visto che vi è piaciuto tantissimo. La prima puntata l'avete vista in tantissimi, tantissimi mi piace, vi ringrazio. La seconda, che è uscita di domenica, giorno che di solito non viene dedicato a YouTube, l'avete vista in tanti comunque, quindi bene.
Vediamo, io farò uscire il terzo episodio e vediamo come va il terzo episodio in un giorno normale. Se dovesse andare bene a cannone anche quello, affiancheremo Matchpoint Tennis Championship con Prosecco Game Manager, così da avere, diciamo, un riciclo di contenuti, non sempre una cosa sola. Quindi bene, e tiriamo così tutto luglio e agosto, vediamo come va. Agosto, ragazzi, per Formula 1 Manager c'è questo problema. Vediamo come va, nel frattempo che vi ho agitato fin troppo. Sì, mi sono ostinato a non prendere un treppiedi per il telefono. Telefono che tra l'altro si è rotto pure l'iPhone, quindi sto usando un altro telefono di riserva. È un periodo in cui non va niente, quindi molto bene. Dai, cerchiamo di tenere duro e ci vediamo il prima possibile, ragazzi. Appena ho delle news sul PC, farò un post nella community in quel caso e vi avviserò. Comunque, in teoria, dobbiamo tornare in pazienza questa settimana, torneremo probabilmente nella prossima. Un saluto a tutti, mi raccomando, andatevi a recuperare il video che ho già postato sul canale, quindi magari approfittatene per mettervi in pari. Mettete il mi piace, ragazzi, è molto importante, descrizione se non avete ancora fatto come al solito. E noi ci vediamo il prima possibile, ragazzi. Quando riesco, mi trovate live su Twitch. Il link al canale Telegram lo trovate sotto ogni video, non so se sotto questo riesco, ma sotto ogni altro video lo trovate, quindi andate sul canale Telegram e lì verrete avvisati delle live su Twitch. Alla prossima, ragazzi, a presto e teniamo duro e grazie a tutti per i 1000, ragazzi, ma i festeggiamenti li faremo a tempo debito.